E benvenuti in questo nuovo video di XTEN, qua siamo su War Thunder, nello specifico appunto oggi si parlerà appunto di War Thunder Age. Allora ragazzi, questo è il mio primo video in generale di War Thunder, lo vorrei appunto inaugurare con quello che è e spiegare meglio perché sinceramente non ho visto altre spiegazioni di War Thunder Age. Il video sarà appunto diviso in tre parti, introduzione, gioco e ulteriori informazioni inoltre. Allora, diciamo per dirla in maniera semplice, è un War Thunder, diciamo, per mobile, dove sostanzialmente la differenza è quella appunto che in questo caso ci sono delle partite che si giocheranno su, a quanto pare, in un'unica mappa, dove appunto includerà battaglie navali, terrestri e diciamo dell'aeronautica, insomma. E dai video, dai gameplay, dai gameplay che ci sono su YouTube, sembra che si possa cambiare da una modalità, cioè da un, diciamo, da un veicolo all'altro durante la battaglia, come diciamo, però diciamo, in un modo che non è possibile fare, diciamo, su un War Thunder tradizionale. Si dice appunto che nei prossimi mesi entrerà in closed beta testing, c'è cioè una beta appunto chiusa nei prossimi mesi, quindi probabilmente forse addirittura 2023 la prima beta. E quindi questo per quanto riguarda l'introduzione. Ora, gioco. Per quanto riguarda il gioco, ci sono due monete in gioco, ce n'è una di colore argento e un'altra d'oro. Allora, nei video che ho visto, quella argento è, diciamo, quella tradizionale, no? Quella che i crediti tradizionali, quella d'oro è stata guadagnata pure da delle missioni, però pare che quindi sia guadagnabile sia in gioco che ovviamente sia la moneta premium. Diciamo, per quanto riguarda appunto la grafica, è una grafica appunto a gioco mobile, nulla di più, nulla di meno, forse un po' più diciamo avanzata rispetto diciamo alle tradizionali, comunque si vede che ci sono pochi oggetti dinamici oppure comunque immagini di caricamenti statici eccetera, che lasciano un po' effettivamente a desiderare, magari con scritte ancora un po' diciamo così in mezzo ai piedi, però magari appunto sistemeranno questo dettaglio. Per quanto riguarda appunto le impostazioni, i settings del gioco ancora sembrano molto diciamo così rudimentali, però anche quello appunto può essere che più che altro non i setting in generale, ma il loro design sembra un po' diciamo lasciato un po' così. Per quanto riguarda appunto il gameplay, la direzione per quanto riguarda questo il carro viene data da un comando tipo analogico, però appunto è touch, e inoltre a quanto pare non c'è la modalità cecchino, per ora almeno, per ora non c'è la modalità cecchino, ma c'è soltanto appunto lo zoom. Si può sparare appunto con il cannone, come appunto per le mitragliatrici, anche se sembra appunto che ci sia un solo tipo di proiettile che si potrà scegliere. Inoltre, per quanto riguarda appunto la visione X-ray, raggi X, insomma, pare che ci sia, diciamo, cioè, lo possiamo vedere sia diciamo, noi che anche i nemici, appunto, in raggi X. Forse i nemici ho qualche dubbio, ma sicuramente noi. La mappa, diciamo, la minimappa è in alto a destra quadrata, a differenza, diciamo, di quella tradizionale che è in basso a sinistra. Diciamo l'esplosione non molto dettagliata, vabbè, ma ci sta appunto per un gioco mobile. Per quanto riguarda appunto le mappe, sono già come detto appunto molto più povere rispetto alla norma, tipo meno erba, meno oggetti dinamici, meno oggetti distruttibili, vabbè, ma questo è ovvio. Per quanto riguarda appunto si può usare l'artiglieria nei carri ovviamente perché c'è la sbloccata e si potrà riparare il carro, però pare, almeno da quello che si vede in prima, diciamo, a primo impatto, sembra appunto che non ci sia possibilità di sostituire l'equipaggio. Si può trainare, come appunto su War Thunder tradizionale. Per quanto riguarda appunto gli aerei, il comando diciamo del gas, della potenza, si dà appunto da una manetta touch, ovviamente anche questa a destra dello schermo, mentre appunto le armi stanno a sinistra, quindi bombe e mitragliatrici. Il gameplay navale, diciamo, pare che si scelgano quattro direzioni, cioè si scelgono appunto quattro direzioni, di queste quattro appunto ognuna con le sue velocità. Ovviamente se si sceglie velocità 1 in avanti non potremmo scegliere, no, velocità 1 indietro, quello soltanto tipo in alto o tipo destra, oppure in alto sinistra, oppure in basso destra, in basso sinistra, no? La distanza sembra che sia più facile, diciamo così, da decidere, dato che abbiamo un semplice mirino che comunque è un pallino, diciamo così, senza anche in questo caso da cecchino, che sembra più facile da mirare. L'equipaggio ovviamente può morire, ma può appunto anche guarire.
Per quanto riguarda sia navi, aerei che carri, per ora, ma immagino anche per sempre questo, c'è un deficit diciamo, riguardo la scelta appunto di questi tre veicoli. Non si parla ancora appunto di elicotteri, vabbè, ma questo mi pare ovvio, anche appunto su World Thunder Edition sono arrivati molto più tardi rispetto ai tre veicoli già menzionati. Comunque, pare che comunque ci sia una scelta più limitata rispetto a questi, ma penso questo appunto per sempre, immagino. Per ora ci sono, diciamo, quelli più famosi e utilizzati. Terza parte appunto del video, ulteriori informazioni. Le ulteriori informazioni appunto, vabbè, in pratica qua dicono che il progetto non è stato affidato a dei sviluppatori, diciamo, di War Thunder, però appunto sono, diciamo, supervisionati sviluppatori. Il motore di grafica sarà appunto Dagor. Dagor, che dicono che è multipiattaforma, che alimenta appunto Enlisted e altri giochi Gaijin. Poi appunto supporterà i ray tracing addirittura. Lavoro insomma con questa Qualcomm per abilitare questa tecnologia Snapdragon, leader del settore, migliorerà insomma la qualità visiva complessiva e l'immersione aggiungendo ombre uniformi, ray tracing con ombre realistiche, traslucenza, ombreggiatura automatica e altri effetti. Insomma, ci stanno facendo molti lavori per quanto riguarda la grafica. Ah, inoltre un'altra informazione è che per ora non ci stanno tutti gli eserciti, nel senso nemmeno proprio tutti come categoria nel gioco, questo qua World Thunder Age. Infatti ci saranno soltanto appunto gli Stati Uniti, la Germania, Giappone, Regno Unito e URSS, quindi appunto non vedremo né Svezia, né Francia, né Italia, né Israele, né Cina, insomma soltanto questi qua. Poi vabbè, spiegano insomma quali altri veicoli ci possono essere. Queste, diciamo, sono le informazioni basilari per capire appunto che cos'è questo War Thunder Edge. Come suggerisco comunque di approfondire quelli che sono i video che già sono su YouTube, ma diciamo non troverete molto altro caricato. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, quindi o utile o piaciuto, insomma mettete comunque in entrambi i casi, mettete mi piace, commentate se avete altre domande, magari posso rispondere, e iscrivetevi al canale per questi tipi di contenuti che porto. Ci vediamo alla prossima, ciao!